Io bisogna che urlo qualche volta, perché sennò qua a Calderola io ho detto se sapevano che stava sulla cartina geografica. E beh, sennò qua non ci sentono. Che è emerso la riunione? No, è emersa una cosa bella, positiva, che hanno capito la situazione del nostro paese, del nostro territorio. Noi adesso abbiamo altri problemi sulle scuole, che sembravano definiti, invece adesso la mensa non c'è, la cucina non è agibile, la mensa non è agibile. Prima alcune case potevano essere mezze agibili, chiamiamo così. Adesso da mezze agibili alcune sono passate non agibili. Soldi per la ricostruzione ci sono, ossia loro hanno sempre detto che sono disponibili questi famosi 4 miliardi e mezzi e poi ne arriveranno dall'Unione Europea. Solo che noi adesso abbiamo quest'altro problema degli uffici comunali, dove purtroppo, come è capitato nel 97, dobbiamo portare via gli uffici comunali. L'ho portato a vedere il castello perché qui alcune cose sono importanti, perché è un volano della nostra economia. Se si fermano queste cose a livello culturale, perché già il teatro non è agibile, quindi la stagione teatrale nostra è compromessa. E se il castello non è agibile, quindi è compromessa, ed è compromessa una cosa importante, perché Caldarola è conosciuta in modo particolare per il castello, quindi noi abbiamo le visite da tutta Italia, non solo, ma anche dall'estero, per venire a vedere il castello. Nonostante tutto che c'è stato il terremoto del 97 e sia ricostruito, ripeto, col miglioramento, anche perché io sono un geometra, non con l'adeguamento, comunque io non metto bocca sull'intensità lì della scossa, ma io in 52 anni quella casa lì di terremoti li ne ha vissuti molti, anche io personalmente. Un danno così non aveva mai subito, a mio parere essere inagibile. Secondo me bisognerebbe anche lì vedere il tipo di ricostruzione che si fa, perché è inutile dare soldi per fare il miglioramento sismico. Sì, diciamo che forse è servito per non far cascare la casa sopra, perché io ero presente alla scossa forte, è veramente stata tragica, è stata drammatica, con le pareti che si aprivano e non sapevamo se io e mia madre insieme riuscivamo a sopravvivere. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, però ecco, bisognerebbe stabilire quando si rifarà la ricostruzione, se si farà, cosa vogliamo fare, perché è inutile fare il miglioramento sismico come c'è stato imposto per legge nel 97, non serve a nulla, è assolutamente vano, sono soldi pubblici spesi male. Ancora tanta paura, ma anche se fortunatamente non sono stato, diciamo, dentro la casa quando sono stati i danni, i risultati dei danni li ho visti dopo, quando sono venuto su il giorno successivo a constatare quello che era successo. Chiaramente io quella sera, sotto pressione tra amici e parenti, e dopo la prima scossa mi hanno invitato a non rimanere in casa, e così è stato. Poi il risultato... Poi adesso la casa praticamente stiamo aspettando che sarà agibile o inagibile, e poi vedremo quale soluzione trovare. Abbiamo allestito questo campo di raccolta, questo centro di raccolta qui a Caldarola, dentro il capannone della Mille Colori, e la richiesta che ci è stata fatta dal sindaco dottor Giuseppetti. Abbiamo cercato di fare il più veloce possibile l'altra sera insieme a alcuni volontari e alla protezione civile, insomma, abbiamo montato circa 80 letti. Speriamo che questa sera siano sufficienti a soddisfare le esigenze di questi poveri sfollati che stanno qui in zona, perché dalla prima sera alla seconda già sono aumentati di tantissimo, quindi noi cerchiamo di fare il nostro meglio per poter aiutare e dare un contributo alla popolazione. Ecco, la mattina cerchiamo anche un conforto alimentare, chiamiamolo in questa maniera. La protezione civile ci ha portato dei panini, abbiamo acqua, cerchiamo di fare del caffè, insomma arrangiarci più che possiamo, ma purtroppo più di quello non c'è, quindi ognuno cerca di fare il proprio dovere e basta. L'importante è potersi aiutare uno con un altro e stare più vicino possibile. Nelle disgrazie le persone non guardano né la religione né il colore della pelle, niente. Noi qui ospitiamo famiglie marocchine, famiglie albanesi, macedoni, indiani, soprattutto ecco, rumeni. E abbiamo anche il sacerdote, perché anche il sacerdote ieri sera il nostro parroco è venuto a dormire qui con noi. Quindi è bello anche questo scambio di
di aiuto reciproco anche con famiglie che non sono della stessa religione, non sono dello stesso colore della pelle. Noi stavamo cenando e la prima scossa è stata tremenda, perché come si può sentire dalla voce, io non sono del posto, quindi il terremoto, questo evento catastrofico, non l'ho mai vissuto e quindi mi ha scosso parecchio. Pensavo che subito dopo, che era tra virgolette passato, fosse finito tutto. Invece alle 9, quando è la seconda scossa, siamo scappati da casa, abbiamo dormito in macchina. Quando siamo, come può vedere mia suocera, una novantenne, 96enne, che per farla scendere è un dramma, e niente, siamo scossi, speriamo che finisca presto, perché non ne possiamo più. Ci si può rientrare dentro casa, ma il problema è lei. Per scendere le scale abbiamo dovuto, minimo ci abbiamo messo 10 minuti. Se avessimo, se casa fosse caduta, ci avrebbe preso a tutte e tre, perché per far scendere lei è allucinante.